un altro applauso per Piero Faraone che ha voluto organizzare questo grande momento di festa, un momento che vedo per presentare una serie di prodotti innovativi nel campo della sicurezza, del lavorare in sicurezza in quota, come questo che appunto è estremamente stabile, sicuro, ma soprattutto innovativo e pratico da usare. Uno degli slogan è che la sicurezza non è un gioco in questo caso, abbiamo visto i circensi giocare in altezza. Allora Piero, dicevamo la sicurezza naturalmente non è un gioco, la tua azienda non è un circo, questo è il motivo che stai portando avanti anche con una serie di elaborati grafici. Non è un circo perché naturalmente con la sicurezza c'è poco da scherzare. Esatto, cioè la sicurezza è una cosa seria, in effetti la campagna che abbiamo fatto la tua azienda è un circo dove ironicamente mettiamo un fondabolico arrampicatore e che poi abbiamo anche utilizzato qui nello spettacolo proprio per ricordare che quando si è in un ambiente di lavoro la cosa si fa seria e secondo noi la sicurezza è un valore. In effetti oggi abbiamo presentato un nuovo catalogo con una serie di prodotti innovativi tra cui la Leva 40 dove siamo, sì certo, quello che ci ospita e che è quella che ci ospita, in cui si parla della sicurezza al 100%, cioè il lavoratore in quota deve essere totalmente protetto e qui siamo in una gabbia, in un sistema che permette di lavorare in sicurezza. Anche perché dobbiamo considerare che il 40% degli infortuni che capitano sul lavoro sono per caduta dall'alto e per questo riteniamo che c'è molto da fare. Ecco Piero, innovazione, ricerca, formazione, com'è nata l'idea di creare un prodotto come questo che ci ospita assieme agli altri prodotti naturalmente della IMA, della tua azienda? Ma fondamentalmente nasce dall'esigenza del mercato, noi siamo molto curiosi, cerchiamo sempre di comprendere quella che può essere l'esigenza latente del nostro cliente. Ecco appunto come dicevamo, la sicurezza, l'elemento che spinge il filo conduttore, che spinge i nostri tecnici ad innovare, cercando però di tenere presente anche due elementi, che è il costo e il tempo. Quindi noi diciamo risparmio tempo, fatica e soldi, perché puoi lavorare in maggior sicurezza e minor tempo, quindi risparmiando anche denaro e non correre il rischio di infortunio. C'è un aspetto fondamentale che colpisce chi fa comunicazione e quindi parla delle realtà come quella dell'Abruzzo, come quella dell'azienda che tu rappresenti, è il rapporto con il personale. In realtà qui non possiamo parlare di dipendenti, ma essenzialmente di collaboratori, perché vedo che c'è un grande spirito di squadra in questa azienda. Le persone, il nostro staff è la nostra forza. La nostra forza è la possibilità di dire sul mercato sempre sia ogni esigenza la più disparata. Grazie al fatto che abbiamo un team veramente straordinario di persone che lavorano con passione. Questa è un'azienda che rappresenta l'Abruzzo naturalmente in Italia e nel mondo e rappresenta anche una forza occupazionale, diciamo così. Beh sì, diciamo che tutte le persone presenti qui questa sera in maniera diretta o indiretta lavorano con noi, collaborano con noi e insomma penso che ne siamo abbastanza. E magari un altro anno le potrebbe essere anche di più, diciamo. Certo, i numeri, non vogliamo dire i numeri, perché i numeri sono lasciati alle statistiche, in questo caso ai corsi di formazione e alla divulgazione, alla comunicazione che viene fatta in altra sede. Però ci sono alcuni aspetti che da giornalista volevo sottolineare, appunto il ruolo sociale di questa impresa, che comunque è presente sul territorio, interagisce in qualche maniera con il territorio, anche con qualche aspetto particolare, per esempio la mensa, per esempio prodotti che si mangiano a mensa. Beh sì, diciamo, noi riteniamo che l'ambiente di lavoro deve essere un ambiente confortevole, si deve stare bene a lavorare, deve essere bello, perché così si lavora con passione, ci si sta bene, si sta in armonia e anche il cibo è un elemento importante, no? Immaginate un panino, insomma magari a volte insomma, un po' piatto di pasta sicuramente è più gradito, ma oltre a questo abbiamo anche degli orari flessibili, cerchiamo in qualche modo, in tutti i modi possibili, di unire le esigenze del collaboratore alle esigenze dell'azienda, partendo anche dal presupposto che l'azienda, per carità, e deve fare profitto, è un centro di business, diversamente noi non potremmo pagare i nostri fornitori o gli stipendi
che non abbiamo un introito che ce lo permette, però ha un ruolo sociale e queste cose vanno messe assieme. E questo secondo me è il risultato della nostra forza. Questa è una serata nella quale ci sono molti dipendenti, ma ci sono anche naturalmente i familiari dei dipendenti che forse non conoscono al 100% quello che viene realizzato in azienda. Quello che mi ha colpito è che alcuni prodotti sono, diciamo così, innovativi e simpatici. Penso ad un elevatore come questo che viene utilizzato per esempio in alcune cantine di fama mondiale come la Antinori, cantine proprio così. Esatto, cioè noi, il nostro obiettivo è quello di soddisfare le esigenze del lavoro in quota nella massima sicurezza possibile e in questo ambito rispondiamo alle più svariate esigenze che esistono sul mercato, quindi abbiamo a che fare con delle macchine che servono per stivare le barricche ed è un settore su cui stiamo lavorando, stiamo sviluppando, facendo anche delle fiere. Ma poi, che ne so, per esempio all'interno avete visto delle scale molto grandi, strane, servono per fare l'assemblaggio dei treni dell'Expo di Milano, stanno facendo la nuova rete metropolitana, quindi i treni saranno assemblati con dei nostri prodotti realizzati ad hoc, specifici. Poi abbiamo delle macchine che abbiamo realizzato per la Toshiba, un gruppo che realizza trasformatori di corrente. Insomma, esigenze diverse. Qui ci vuole anche, pensavo anche all'innovazione di prodotto come questo, ci vuole anche il coraggio dell'imprenditore che dice al collaboratore che casomai propone un progetto innovativo, sì, mi piace perché voglio scommettere su questo. Ma penso che ci voglia fondamentalmente una grossa curiosità, una grossa voglia di fare, partendo dal presupposto che gli ostacoli per non fare ne abbiamo mille. Ma basta che ne troviamo una per farlo. La seguiamo, ci crediamo e riusciamo a realizzare quello che sogniamo. Io penso ad un altro ostacolo, qui per esempio c'è la DSL, l'autostrada del futuro. Bravo. Anzi, del presente, non del futuro. Questo è un altro industriale senza la DSL. Ed è un altro industriale dove 10 giorni, a dicembre siamo stati 10 giorni senza telefoni perché erano arrivate due gocce d'acqua. Questo è quello che succede grazie alle infrastrutture che non si manutengono più da 20 anni. E anche questo, però noi riusciamo ugualmente ad esportare. Riusciamo quest'anno, il nostro gruppo ha esportato il 55% circa del suo fatturato contro il 44% dell'anno scorso. Riusciamo ad andare oltre perché in qualche modo a volte ci facciamo aiutare dagli amici polacchi che hanno delle ADSL favolose per andare a contattare determinate cose. Questo dovresti ripeterlo perché vuol dire devi chiedere aiuto agli amici in Polonia. Certo, in Bologna hanno le linee ADSL. In Bologna hanno le linee HDSL che sono uno spettacolo. Qualche numero dell'azienda in maniera molto breve. Ma allora noi quest'anno abbiamo un fatturato in crescita del 15% e questo grazie a tutti voi che collaborate con tenacia e voi che li fate. Noi raccontiamo ogni giorno di aziende che perdono il 20%, il 30%, quindi avere un'azienda che mantiene un fatturato... Saremo circa, non so, 15 unità in più, più o meno nell'ultimo anno, 20 unità in più. Insomma, in più, altra cosa bella, una volta avevamo le linee di produzione automatiche che facevano i prodotti, quindi avevamo una manodopera, se vogliamo, anche meno qualificata. Oggi i prodotti altamente tecnici che realizziamo ci permette di avere una manodopera altamente qualificata all'interno dell'azienda e questo ci dà onore. Quale sarà il futuro, Piero? Ma perché comunque... ogni arrivo è una partenza, quindi per noi il futuro è tutto da scoprire fondamentalmente. Cioè il traguardo che abbiamo non è l'arrivo, è la partenza. Il futuro comunque lo vorrai disegnare con i tuoi collaboratori? Sicuramente, ogni giorno. Discutendo sui progetti, sulle cose da fare. Un futuro vero pensando un po' anche al passato, perché parlando di interazione con il territorio c'è un qualcosa che questa azienda vorrà fare. È importante la genuinità. La genuinità è un elemento fondamentale e secondo me la genuinità si trova nella campagna, nella tradizione. Voi vedete qui delle cose, degli oggetti storici che riguardano il nostro territorio negli anni 20, negli anni 30, ma fino agli anni 50. La nostra era una zona prevalentemente agricola,
fortunatamente ancora tutt'oggi ha una grossa produzione agricola, c'ha dei vini buonissimi, abbiamo dei prodotti straordinari della terra. E per noi il concetto di innovazione e tradizione è un elemento molto forte, anche per questo che abbiamo deciso di sponsorizzare, di collaborare a un'iniziativa sulla realizzazione del museo contadino in questa zona. Questi oggetti saranno esposti in questo museo non appena lo realizzeremo. Lo realizzeremo assieme agli amici di Corropoli, insieme al comune di Corropoli, che tra l'altro sono qui presenti e che ringrazio anche per come simpaticamente hanno addobbato la sala. Un applauso a loro, grazie. Grazie. In questa azienda cominciamo a parlare di sicurezza sul lavoro quando la sicurezza sul lavoro, l'ex 626 poi l'81, erano ancora da scrivere. Noi fondamentalmente esistiamo grazie alle piante d'ulivo per maggior parte. Questo è un episodio che vorrei che tu raccontassi, perché come molti in azienda lo conoscono, però secondo me non tutti ed è molto particolare. Perché le piante d'ulivo? Perché questo legame con il territorio? Allora, l'attività di famiglia l'ha iniziato mio fratello Sabatino e all'epoca si faceva serramenti in alluminio e avevamo delle piante d'ulivo, quindi ci servivano un po' di scale per raccogliere queste olive. C'erano le scale in legno che erano molto pesanti, molto ingombranti, e allora assieme ad altra combinazione, paradossalmente un'insolvenza di uno che ci aveva pagato, insomma una cosa strana, comunque ci siamo messi a costruire queste scale. Tante che volte. Poi sono state utilizzate principalmente nella raccolta delle olive e poi man mano l'abbiamo sviluppato sul mercato fino a portare le attrezzature. Sono arrivate altre scale, sono arrivate attrezzature per lavare in sicurezza, adesso siamo sugli eleva adesso, 40, 50, 60 che arrivano fino a 6 metri adesso in mezzo. Adesso abbiamo la eleva, la scala che ti solleva. Esatto, che non serve solo per raccogliere l'ulivo naturalmente, no. Forse anche per quello però. Ma no, ormai lì ci sono gli abbattitori. Grazie Piero Faraone, grazie a voi per l'attenzione. Grazie a tutti, grazie. Grazie, buon proseguimento di salute. Poi per la domanda.